Siamo al Museo della Città della Fondazione Museo Civico Rovereto, che ospita la mostra Istantanee da una città, Rovereto tra storie e storie. Una mostra fotografica che speriamo possa riaprire il prima possibile in vista dell'emergenza. La mostra, in collaborazione con gli amici del Laboratorio di Storia di Rovereto e con il contributo della Fondazione Carito, si propone di valorizzare il ricco archivio fotografico gestito dal Museo Civico nell'ambito del progetto RAM, Rovereto Archivi Memoria. Rovereto tra storie e storie, vi dicevo, e proprio di questo vi parlerò in questo breve video, delle storie che si c'erano dietro a questi documenti fotografici. Oggi vedremo dei ritratti molto particolari, perché sono dei ritratti di ambito giudiziario, criminologico, e sono gli antenati, si può dire, delle moderne fotosegnalettiche. Andiamo a vedere. Durante il lavoro d'archivio abbiamo trovato una serie di ritratti molto particolari e preziosi, perché rientrano nel contesto delle foto criminologico-giudiziarie. Queste foto ci raccontano la storia degli ultimi, dei poveri e degli indesiderati. Ci parla di loro una serie di foto segnalettiche di persone prevalentemente colpevoli di crimini minori, legati a una condizione di estrema povertà e disagio, e per questo allontanati a tempo indeterminato dalla città. Quello che oggi si chiama foglio di via o daspo urbano, sul fine dell'Ottocento si chiamava sfratto a tempo indeterminato, misura di cui tali documenti, in alcuni casi attribuibili a fotografi roveretani, sono testimonianza. Noi non sappiamo come sono arrivate nell'archivio, ma possiamo solo ipotizzare che la questura non avesse un'attrezzatura fotografica in quegli anni e che quindi si rivolgesse ai fotografi professionisti attivi in città. Di queste immagini, visto il contesto giudiziario, colpisce la cura, la posa, la preparazione e la bellezza. Insomma, non sembrerebbero proprio delle fotosegnalettiche, ma dei ritratti da studio di qualità. In questi anni i fotografi probabilmente usavano gli stessi standard qualitativi anche in questo campo. Per esempio, in questa fotografia si nota la cura nei particolari e il fatto che sia un ritratto da studio comprendente uno sfondo e una colonnina per appoggiarsi, che denota la professionalità del fotografo anche in un ambito giudiziario come questo. Si tratta della fotografia di Dalla Rosa Domenico, d'anni 61, da San Giorgio di Udine, vagabondo sfrattato, febbraio 1891. Tra le foto ci sono anche quelle di alcune donne accusate principalmente di prostituzione, accattonaggio e furto, e anche in queste fotografie si denota la cura e anche la bellezza del ritratto. Non sembrano assolutamente delle persone in uno stato di fermo, ma il fotografo ha fatto in modo di catturare l'immagine in maniera molto delicata. Una delle foto di qualità migliore, a nostro avviso, è quella di Frank Pietro di Pressano, in una frazione di Lavis, di anni 33, con nozione 29 settembre 1879, quale ozioso vagabondo sfrattato a tempo indeterminato dalla città di Rovereto. Anche questa immagine denota una professionalità e una cura fuori dal normale per un ambito di questo tipo. Infatti è stata scelta per essere riprodotta in dimensioni più grandi all'interno della mostra, e speriamo che voi possiate vederla al più presto. Per chi volesse approfondire questo tema o altri, può farlo visitando l'archivio fotografico online sul sito del Museo Civico nella sezione RAM.